Vaiolo era proprio soprattutto nel Settecento che ha visto una grande esplosione del vaiolo, era proprio considerato un fatto della vita. Il vaiolo è stata una delle minacce più temute dall'umanità, una piaga che ha falcidiato l'uomo da tempi immemorabili fino a qualche decennio fa. Ne hanno parlato in tanti, scienziati, medici, cittadini comuni, maghi e alchimisti. Eppure, il suo vero volto è stato svelato scientificamente solo nel 1948 grazie all'utilizzo del microscopio elettronico. Contro questo virus, l'umanità ha vinto una guerra planetaria durata millenni, combattendo a colpi di intuito, istinto, sapienza. Le più antiche tracce lasciate dal vaiolo risalgono all'Egitto di 3000 anni fa, dove non risparmiò neppure la vita al faraone Ramses V, morto nel 1157 a.C. Da qui il virus raggiunse l'India e nel primo secolo penetrò in Cina per approdare in Giappone nel VI secolo. In Occidente il vaiolo divenne stabile durante il periodo delle crociate. Viaggiando sulle rotte dei grandi esploratori, tra il 1400 e il 1700 il virus dall'Europa raggiunse le Americhe e le località più esotiche. Dalla metà del XVIII secolo, il vaiolo fu la maggiore malattia endemica al mondo. La mortalità era elevatissima e i sopravvissuti portavano indelebili i segni del suo passaggio. Il vaiolo all'epoca era una malattia molto diffusa, al punto che in Inghilterra c'era un detto: dal vaiolo e dall'amore nessuno è immune. Ed era una malattia con un alto tasso di mortalità, soprattutto tra i bambini. È un po' come morire delle tante cause per cui si moriva, per cui la mortalità infantile era altissima. Bisognava correre ai ripari. I concetti di contagio e di trasmissione delle malattie furono chiari solo dopo la seconda metà dell'Ottocento. Per vincere questa guerra occorreva basarsi sull'esperienza. Nella vecchia Costantinopoli era in voga un'antica pratica nota come variolazione. Dalle pustole dei malati in forma lieve, alcune donne anziane prelevavano con un grosso ago il materiale purulento, che veniva poi conservato in gusci di noce e inoculato nelle persone sane. Le praticone intuirono che solo il vaiolo poteva sconfiggere il vaiolo. I pazienti contraevano la malattia in forma assai più discreta rispetto al contagio naturale che avveniva per via aerea. E questi, una volta poi infettati, risultavano immuni al vaiolo. La nobildonna letterata Lady Mary Montagu, moglie dell'ambasciatore britannico a Istanbul, sopravvisse al vaiolo, comprese l'efficacia del metodo delle anziane ottomane e lo importò in Inghilterra. Era il 1722 e allora un neonato su due era destinato ad ammalarsi di vaiolo. La pratica prese rapidamente piede nel vecchio continente, dove si facevano inoculare in tanti, uomini, donne, bambini, contadini, borghesi e sovrani. Tuttavia, non erano rari i casi di epidemie generati da atteggiamenti di incauto ottimismo. Non sempre, infatti, nei variolati il virus si sviluppava in forma lieve, contribuendo essi stessi a diffonderlo. Fu un brillante medico delle campagne inglesi a sferrare un duro colpo al vaiolo. Era il 1796 e il suo nome è Edward Jenner. Mise a punto una tecnica nuova. Lui si era accorto che i mungitori delle campagne in cui esercitava la professione contraevano una malattia che si chiamava cowpox, o in italiano la vaccina, che li portava ad essere immuni dal vaiolo umano. Jenner fu l'inventore del primo vaccino della storia. Ma in cosa consisteva? Nel prelevare della materia dalle pustole che si trovavano nelle mammelle delle mucche malate e inocularla nell'uomo.
parola vaccinazione, vaccino, deriva proprio dal vaiolo vaccino che colpiva appunto i bovini. Questa volta i vaccinati non potevano più trasmettere per via aerea il virus del vaiolo, scongiurando così il rischio di nuove epidemie. La via che porta alla definitiva sconfitta del virus che per millenni aveva fatto tremare il mondo è ormai segnata. I discepoli di Jenner si fecero strada in tutta Europa e tra di essi Luigi Sacco. Luigi Sacco si può considerare una specie di apostolo della vaccinazione perché era convinto della necessità di diffondere questa pratica con tutti i mezzi. Era arrivato a scrivere un'omelia che aveva attribuito a un vescovo inesistente di una città che lui aveva chiamato Goldstadt, città dell'oro, altrettanto inesistente, che incoraggiava a sottoporsi a questa pratica. Con il passare degli anni, lo sviluppo della ricerca scientifica, le efficienti campagne di vaccinazione su scala globale e gli sforzi economici congiunti hanno consentito di cancellare dal pianeta il vaiolo. L'ultimo caso accertato di vaiolo è del 1977, siamo in Somalia. Nel 1979 l'OMS dichiara definitivamente estinto, cancellato dalla faccia della Terra, il vaiolo. Oggi sopravvive solo in alcune controllate colture di laboratorio. Se queste finissero nelle mani sbagliate, il virus potrebbe tornare a minacciare l'umanità?